Alto Potenziale è un progetto appunto di Città dei Bimbi. Sindaco, è appena terminato il suo intervento. Che cosa si può dire a favore di questi bambini da riconoscere nelle scuole? Il Comune di Bari partecipa alla fondazione di questa rete interistituzionale con Città dei Bimbi, l'Ateneo di Pavia, la Regione Puglia, allargata adesso anche alla ASL, al Politecnico, a Confindustria, a Bari e BAT. Lo facciamo dall'inizio proprio perché riteniamo importante avviare un percorso sul tema dell'alto potenziale cognitivo che va valutato già in fase scolare. Bisogna riconoscere i bambini con questo spiccato talento già dall'inizio per evitare che magari questo talento vada sprecato e che contemporaneamente possa creare dei problemi all'interno del nucleo familiare. Per questo che oggi ho portato anche il saluto degli 8.000 sindaci del nostro paese, perché l'ANCI è entrata all'interno di questa rete e esprimerà un rappresentante all'interno del loro comitato, e contemporaneamente i sindaci si sono impegnati a fare una campagna di sostegno e di comunicazione su questo tema, che riteniamo sia un tema importante per le istituzioni che si occupano di educazione e di formazione. Questi sono 2 giorni di formazione, più di 100 docenti appunto stanno partecipando, è una prima fase. Come intende proseguire la Regione da questo punto di vista? Perché poi il progetto prevede che si vada dalle scuole a formare direttamente altri. La Regione ha fatto oggi il suo intervento e nell'intervento ha dichiarato che proseguirà in questo percorso anche entrando direttamente nelle scuole, e i comuni si metteranno a disposizione attraverso le scuole comunali, attraverso la nostra comunità, per proseguire questo progetto, perché lo riteniamo importante. Dobbiamo, senza tralasciare i bambini che ovviamente hanno difficoltà di apprendimento, che vanno sostenuti, vanno fortemente sostenuti, non ci possiamo dimenticare che ci sono dei bambini che hanno un potenziale cognitivo elevatissimo e che vanno accompagnati anche loro in un percorso di formazione e di apprendimento, perché altrimenti rischiano, proprio per questo potenziale molto elevato, di ritrovarsi isolati all'interno della propria comunità, della propria scuola e anche del nucleo familiare. Grazie.